Un attimino e un attimo e sono subito da voi. Un attimino e un attimo e sono subito da voi. Con la luce e i trucchi! Oh yeah! Buongiorno, buongiorno a tutti! Dalla vostra Sisi! Io non so da voi, ma qua da me fa un caldo! Raga, non se ne può più! Allora, io faccio questo TGX e poi mi butto nella mia piccola piscina, piccola ma potente. Magari ce l'avessi. Bene, cominciamo con le nuove notizie. Allora, l'ultima live della trincia che lei ha titolato "Siete fatti tutti schifo dal primo all'ultimo, nessuno escluso". Cara trincia, stai forse parlando di te? E certo, perché qui a casa fate schifo tutti, nessuno escluso, salvo solo le mie gattine, le mie simili, sì, sono dolci, Yumi e Numi e Yumi, là, che razza di nomi so, mamma, no. Sicure si chiameranno così a causa di qualche cartone animato che la padrona mezza sciroccata se guarda. Allora, questo perché titolata così da live? Perché nella live di Fate non ha avuto successo. La strategia della trincia non ha avuto successo. Ma tutto tace qua sul tubo. I boati di silenzio si sentono fino a qua nel mio studio. Chissà che cosa succederà ancora, qualche live, qualche botto all'improvviso sentiremo, chi lo sa. Sta di fatto che la signora Trincia di nuovo non ha di nuovo mantenuto le promesse fatte. Ebbene sì, siamo di fronte ad un'altra... ad un'altra balla! E sì, ve lo ricordate il video "Ci prenderemo cura di noi"? Ecco, è tutta una balla. Sì, perché in quel video loro hanno detto che lei ha detto che il tonto lo si metterà dietro. Perché? Perché gli fa male la schiena. Ecco perché il tonto lo si porta 110-20 kg di panza. Solo la panza fa 20 kg, è normale che poi la schiena ne risente, no? Ecco, ma tonto non ce veni a dire perché lavori qua H24 e il tuo lavoro ti fa venire mal di schiena, perché la non te se può sentire. Quindi la dottoressa Trincione ha deciso che il paziente tontolo deve essere messo a dieta, ecco. E qua sta l'inghippo però, perché anche un anno fa, 2 anni fa, 3 anni fa, 4 anni fa, e qua mi fermo perché è meglio
Una volta la trincia ci diceva sempre: cambieremo, stiamo a dieta, sono dimagrita vede. Io mi domando: ma dove non si sa? Torniamo serie. Dunque, sono dimagrita e si vede, ecco. Vi ricordate? Ricordate il video che fece Trenciottola e Tondoppolo il giorno di Pasqua? Anzi, lo ecco, in quel video, vi ricordate? Ecco, loro si stavano a strafugà due piadine, una per uno, cioè si stavano a mangiare un barattolo di Nutella con la piadina, non la piadina col barattolo di Nutella, insomma, stavano a mangiare, non si sa quello che stavano a mangiare, e lei ha promesso che dopo Pasquetta, non mi ricordo di che anno, ma credo di un anno e mezzo fa, si sarebbero messi a dieta. Altra, diciamolo insieme. Balla. Seguiti da un medico, da un nutrizionista, ci metteremo al regime di dieta contro barra latra. Ecco, il 31 febbraio, e forse anche il 32 febbraio, no, dobbiamo ancora decidere la data, eh? Beh, però l'attrice insiste che è dimagrita. E si vede dove che tra poco te stanno a spari pure gli occhi. L'unica cosa che se mette si vede, che a primo acchito si vede, sono le guanciotte e il naso a patata. Ogni mese, ogni settimana, su Trincia Time, denti al limite. Guardate dove mi trovo. Ciao ragazzi, non tocco. Ecco, sono una dentista. C'è anche mio marito di là. Spazzolare bene. E poi, questo è il 18. E poi mi ha tolto anche il 17. Ogni mese. Ogni settimana. Su Trincia Time. Posturare bene. Trincia, dito fra me e te. Aspetta, vengo più vicino. Dito fra me e te. Au, mi stai a somigliare a Fiona. La moglie di Shrek. E tuo marito sta cominciando a somigliare a Shrek. Potete fare il film di Shrek. Continuo. Oh, mi piace sto primo piano. Sono ancora più dolce. Credo che rimarrò così. Sì, allora. Ma ve lo ricordate? Ecco quel video dove prometteva mari e monti. E l'altro video dove saremo cambiati. Abbiamo deciso che cambieremo, non faremo più live basta. Non ci saranno più video dissing, niente. Ci saranno nuovi contenuti, le riprese migliorate, l'aspetto fisico migliorato. Ve lo ricordate? Ecco, ma lo potete pure scordare perché tanto non c'è stato niente di niente. Le riprese migliorate, 700 euro di videocamera mai usata, Triccia. E mo? Ne hai fatto passare manco quanto è passata una settimana da quel video? Cambieremo? Avremo più cura di noi stessi? Ci metteremo a dieta? Ad un commento sotto che ti hanno scritto: ma solo Davide, solo il marito si mette a dieta? Tu hai risposto tutte e tre. Promesse della Trincia non mantenute, non pervenute. E la promessa di togliere tua madre dai social non pervenuta. Il film
non pervenuto. Le riprese migliorate, non pervenute. Il look migliorato, non pervenuto. I nuovi contenuti, non pervenuti. Le video ricette, non pervenute. I video ASMR, non pervenuti. Basta, regà, perché sennò tutte le promesse, non pervenute. Nella trincia, qua fa Monte Gix lungo una settimana. Se può, se può. Spesa, certo, una spesa adatta a chi sta a dieta: gelati, mozzarelle, crafen. La trincia non ti smentisci mai. Che avevamo detto noi, eh? La trincia che si mette a dieta, vi ricordate la maniera che mi aveva detto? Voglio vedere il prossimo video spesa. Oh, e come te sbagli, eh? Gelati, crafer, mozzarelle, o tutta roba che si deve comprare chi sta dieta, eh? A Triccia, ma vedi, dannatelo, va! Lo sai che c'è Triccia, lo sai, ecco, te ci mandiamo tutti in coro, eh? Insieme, regà, tutti insieme. E va, sapessi quanta gente che ci sta. E primo cittadino amico mio, tu dimmi che te ci ho mandato io. Scusate, da dove esce quel vocione? Vabbè, comunque. Era fresca. Fa caldo, mi vede amore? No, ecco. Ti ci hanno mai mandato a quel paese? Sapessi quanta gente che ci sta. Il primo cittadino, amico mio. Tu dici che te ci ho mandato io. E va, sapessi quanta gente che ci sta. Ma bene, e come sempre la trincia promette e non mantiene. Scusate, non sono una cantante, ma ci sta, eh. Beh, ho visto mai se visse per far piovere un pochetto e fa all'entrata apposta morsa di carta africano, quando qua fanno 33,7 gradi, 37. Bene, detto questo, per il resto tutto tace, sì, tutto tace. Ah, allora, un messaggio per os. Allora, che tu metti post? Ah, ho aperto un nuovo canale, la Dama Rainbow. Farò delle live reaction, mi sto attrezzando e insomma bla 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 bla. Ecco, in tempo reale, osservatore del tubo, sta attento in tempo reale, perché la dama deve fare violazione dei copyright. Entra in un giorno, massimo tre, te butta giù questo canale, quindi stai attento a fare live reaction in tempo reale. Hai un'altra cosa, bravo, appena volta tanto hai fatto una cosa giusta, Os. Hai aperto un nuovo canale, l'hai chiamato la Dama Rainbow. Ma non hai capito una cosa? Tutta pubblicità gratuita per la dama! Vai, Os, fai le live reaction, ma io ti consiglio di non farle in tempo reale, perché ti mando gli strike come niente fosse. Le devi fare, ma le devi togliere. Ma poi come fai a fare visual e a salire di iscritti e a raggiungere la monetizzazione? Os, sei il classico figlio del papà. Ma detto questo, ti ho dato anche troppo spazio. Va bene, continua così, Os, a me mi fai solo pubblicità gratuita, a tutti noi ce la fai. Detto questo, ragazzi, vediamo. Aggiornamenti per il momento non ci sono. L'unico aggiornamento che c'era è che la trincia mantiene, promette e non mantiene, come al solito. Quando è la trinciopola che farai una cosa che manterrai? E manterrai. Tararara, tararara, tararara.
D'altronde, di promesse ne hai fatte tante, Trincia, Toglierò mia internet a mia madre, il film, i gemelli riassorbiti, e le riserve, bla bla bla, sì. Stiamo aspettando i contenuti migliorati, molto divertenti, spiritosi e soprattutto adesso che è arrivato il cavetto facciamo i video ASMR, lo stavo tutti aspettando. Detto questo io vi saluto, vi auguro buona domenica e vi do appuntamento al prossimo TGX, Mi raccomando, fate bravi. Oh.